adulti è complesso. È uno strano miscuglio di odio e amore. Cercano di imporci delle regole, uno stile di vita. E questo fa crescere in noi l'impulso alla ribellione. Magari un giorno vedremo gli adulti con altri occhi. Ci accorgeremo che sono saggi, che sono nostri amici. Che un tempo anche loro sono stati degli adolescenti insicuri. Capiremo che non eravamo separati da un abisso. E che sarebbe bastato un piccolo passo per accorciare le distanze. Avanti! Sì, a che ci fai qui? Sono venuta a trovarti, tesoro. Sì, a cosa è successo, Flor? Dimmi cosa è successo, Flor! Non mentire, dimmi la verità! Flor sta male! Credimi, non è successo niente, amore mio. Sta tranquilla, tua sorella sta bene. Perché? Perché sei venuta durante l'orario di lavoro? Ho dovuto chiudere il negozio per fare qualche piccolo lavoro di manutenzione, niente di grave. Sì, dimmi la verità. Mi scusi, signora, se permette glielo spiego io. Tua zia è qui perché ha ricevuto una telefonata. Mi hanno detto che non stavi bene, per questo sono corsa qui. E chi ti ha chiamata? È la stessa domanda che le ho fatto io, ma non ha voluto rispondere. Come lei sa, si dice il peccato, ma non si dice il peccatore. E ti va di parlare, tesoro? No, adesso non posso, sta per cominciare la... No, Luna, non preoccuparti, resta pure a parlare con tua zia. Ha fatto tanta strada. Lei è molto gentile, direttore, non so come ringraziarla. Ma si immagini, no, non ce n'è alcun bisogno. Andate, andate, andate fuori a parlare con calma. Con permesso, signor direttore. Sì, sì, prego, grazie. Prego, arrivederci. Tesoro, ti vedo un po' pallida. Stai mangiando abbastanza? Sì, zia. Mi spiegare cosa sta succedendo, piccola mia. Guarda che fisica puoi scherzare. Ma piantala, sei basso e smesso. Ecco, Marcos. Ma che fai? Perché hai sempre l'asciugamano addosso? È vero. Non dirmi che ti vergogni. Ehi, Marcos, siamo fra amici. Non è un dramma. Potrai. Ah, oh, well. Ma ti so. Che mio si è drago todo. Ah, no. Ma chi tu? Chi todo? È arrivato Nico, anche lui ha sempre l'asciugamano. Non c'è da vergognarsi, siamo tutti uguali. Dai. Sì o no? Idioti. Non fare il tifo, non essere così stupidi. Ti è andato dello stupido. Guarda, non mollo l'asciugamano finché non va sotto l'acqua. Pensate, in questo momento anche Lulu sta facendo la doccia. Ma parliamo d'altro. Se pensi che Lulu abbia un debole per te, ti sbagli. Avrò almeno 100 ragazzi che le fanno il filo. Beh, non posso dargli torto. Ha parlato il grande saggio. Il grande saggio. Guardate chi c'è, è arrivata la biondina. Non mi provocare, idiota. Che ti prende? Lasciami in pace, dov'è Manuel? È di là. Andiamo, ciao, eh. Prendi la giacca. Ti amo! Ti amo, Lulu, ti amo! Non si metterà mai con te, meglio che ti rassegni, non sei il suo tipo. Invece ti sbagli, Lulu sarà mia! Mia! A proposito di mia, quello che hai fatto con lei e Joaquin è stato un colpo da maestro. Visto? Però è stato facile, imbrogliare una tonta come lei e un buffone come lui è un gioco da ragazzi, ci riesce chiunque. Mi passi il sapone? Sì. Passa. E poi ridammelo, eh? Sì. Dai, muoviti. Volevi il sapone? Oh. Eccoti il sapone. E poi mi spiegherai perché hai detto a Joaquin che mio padre è un mafioso. Neanche un po' di zuppa d'avena? No, signora. Purè di patate? No, signora. Ma non è possibile, non avete proprio niente. Gliel'ho già detto, noi qui serviamo solo piatti veloci, panini, patatine. Ci vuole così poco per cucinare un po' di patate, qualche verdura. Insomma, questi ragazzi sono nell'età dello sviluppo, devono mangiare cose sane. Io qui faccio solo la cameriera, dovrebbe parlare con il responsabile. Certo, mi dica sì, dov'è. Mi dispiace, ma non c'è. Non preoccuparti, ordiniamo qualcosa dopo. Lasciamo stare, dai, siediti, parliamo adesso. Non ci posso credere. Posso sapere... chi ti ha chiamato? Ah, sì, la madre di una tua compagna, una donna veramente molto gentile, se fossero tutte come lei. Ah, bene, non ti ha detto come si chiamava? Sì, ma non ne sono sicura, mi pare abbia detto Sonia, può essere? Sonia? Zia, quando ti dirò chi è questa Sonia, cadrai dalla sedia. Invece, credo di sapere già sentiamo, chi è. Sentiamo, allora. È la mamma di una delle tue amiche che sono venute a cercarti quella volta in sì, negozio, visto? Sì, quello che non sai è che è Sonia Ray, la vedetta. Non mi dire che lei... Oh, no! Che figuraccia! Le ho parlato al telefono e non l'ho riconosciuta! Non me lo perdonerò mai! Non ho capito che era Sonia Ray! Tranquilla, zia! Alla prima occasione te la presento! Non così ci posso credere! Fate quattro chiacchiere! Però sei stata poco carina! Avresti potuto portare a tua zia una sua foto autografata! Sonia Ray! Adesso però parliamo di un'altra cosa. Voglio sapere come stai.
Bene. Non mentire, la signora Sonia Ray mi ha detto che ti manca la tua famiglia. Beh, sì, mi costa tanto stare lontana da casa. È colpa mia, sono stata io a metterti in testa di venire fin qui. Senti, se non ce la fai più, ti aiuto a fare le valigie e vieni via con me. No, no, zia. È vero che Flor mi manca tanto, però adesso mi è capitata una cosa meravigliosa. Ah, sì? Luna, che fai? Non vieni a lezione? No, il direttore mi ha dato il permesso di stare un po' con mia zia. Te la presento, zia Sandra, lui è Nico. Nico. È in classe con me. Bene, io vado a lezione. Poi ti passo gli appunti, ok? Va bene. Ciao. E prima mi hai detto che ti è successa una cosa. Nico, la cosa meravigliosa che mi è capitata. Che cosa vuoi dire? Ci siamo fidanzati. Oh, come sono felice! È fidanzata! Smettila! Mi metti in imbarazzo! Che ti prende, Guido? A cosa pensi? Niente, non sto pensando a niente. Lo sai che con me non devi mentire mai. Che cos'hai? Parla. Va bene, stavo pensando a Joaquin. Quel tipo non mi piace, crede di essere Brad Pitt. Si dà un sacco di aria, non lo so. Pablo, fatto. Se quello che ho saputo è vero, è Brad Pitt. Perché? No, 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 non te lo posso dire. Come sarebbe che non me lo puoi dire? Allora non ti fidi, non ti fidi di me. È che se riesco nell'impresa, sai che cosa ti dico? Che sono un genio, un fenomeno, qua la mano. Aspetta, ha a che fare con me? Fidati, Pablo, fidati, ti assicuro che sarà una notizia bomba, fenomenale. Dimmi almeno se riguarda Joaquin, no? E va bene, te lo dico. Riguarda mia, e credo anche Maritza. A dopo. Ho ancora il gusto del sapone in bocca. Per fortuna era sapone e non veleno. Si può sapere perché ce l'hai con me? Perché non mi lasci in pace sei un secondo? Sei tu quello che non lascia mai in pace me. Per quale motivo hai detto Joaquin che mio padre è un mafioso? Non gli ho detto che è un mafioso. Gli ho detto che tuo padre è il capo di una grande azienda. Ha associato la parola capo a mafia nella sua testa malata e non so tutte perché. Tutte balle, balle, balle. Sei stato tu il primo a usare quella parola. Come fai a saperlo? Ho i miei informatori. E chi sono questi informatori? Manuel, sentiamo. Non darle troppe spiegazioni. Dalle uno schiaffo e basta. Uno scaricatore è più raffinato di non te. Non cambiare discorso. Devi scegliere degli informatori più attendibili. Non sono affari tuoi. Sei delicato come un carro armato. Almeno io ho un cervello e non una zucca vuota. Ehi, fermo, c'è basta. Qualcuno? Perché state litigando? Ehi, ragazzi, lo sapevate che il professore cercava compagnia e casualmente ha trovato mia madre? Potremmo diventare parenti. C'è qualcosa che non va, Maritza? No, niente. Voi due venite con me. Se hai qualcosa da dire, dimmela chiaramente. Non capisco di che parli. Fa il santarellino, ma poi sbava come un San Bernardo dietro la vedetta e la terza. Lasciali perdere, non sono affari tuoi. Tu hai cose più importanti a cui pensare. Guarda chi c'è. Non smette mai di guardarti. Sì, è perché gli devo una risposta, ragazze. Va bene, vado, vado. Ciao, Joaquin. Ciao. Senti, io ci ho pensato e visto che tu hai dimostrato di amarmi, voglio fare anch'io lo stesso. Me voy a entregar totalmente. Ah, ma che bello. Allora, ci vediamo qui stanotte. Se ti va bene, facciamo alle due. No, no, perché non sono ancora pronta. Non preoccuparti, non devi avere paura. No, no, non è ancora il momento. Ti dico io quando e non mettermi fretta. Quando vuoi, io sono qui. Bene. Ok? Mi spiegate perché stavate litigando? Io non sono uno spione, ma quello che ha fatto lei... Che cosa ha fatto? Sentiamo. Senti, bello, non aprire quella bocca per sparare le tue solite cavolate, è chiaro? L'ultima volta che l'ho fatto ci hai messo dentro un sapone. Te lo sei meritato. Senti, se vuoi guardarmi nudo, basta dirlo, ci diamo un appuntamento sotto la doccia. Si può sapere di che state parlando? Beh, niente, niente, è solo che sono andata a cercarlo negli spogliatoi. Perché non gli dici la verità? Perché non gli dici che sei venuta mentre ero sotto la doccia a lavarmi? Oh sì, era così tanta la voglia di vederti, Sapete Manuel. Che c'è l'espulsione per chi entra nello spogliatoio dell'altro sesso? Bravo! Volevo solo che mi spiegasse una vigliaccata che mi ha fatto. Era il posto adatto. Quando due persone come voi si odiano, lo fanno per due ragioni. O si piacciono... Cosa? Per favore, no! Un momento. O si piacciono o non si conoscono. Di solito, infatti, si odia solo ciò che non si conosce. Adesso resterete qui finché non avrete imparato a conoscervi. Cosa? Hai capito bene, fate finta di essere su un'isola deserta. Dovete parlare
e cercare di capire. Sì, 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 ho capito. È inutile fingere che sia una specie di gioco. So perfettamente che si tratta di una punizione. Sono abbastanza sveglia. Ah, sei sveglissima. Pensate quello che volete, ma io voglio che vi sforziate a riconoscervi. Va bene, professore. E se poi il suo giochetto non funziona? Se il mio giochetto non funziona e continuate a odiarvi, dovete mettere per iscritto il motivo per cui vi odiate. Avanti, parlatevi. Vuoi un po' di champagne? L'ho portato mio grazie, padre no. dalla Francia. No, no. Ah, è vero, tu sei uno sportivo, devi stare attento al fisico, no? Ti dico la verità, io ti ammiro, perché praticare sport estremi come fai tu, fai sport estremi, sì. no? Insomma, gettarsi nel vuoto mi mette addosso un'ansia, hai un coraggio impressionante. Aspetta, devi dirmi una cosa, perché non capisco cos'è questa improvvisa gentilezza. Prima volevi uccidermi, prendermi a pugnalate, e all'improvviso diventi gentile, non ti Hai capisco. Ragione, adesso ti spiego. Le cose stanno così. Non capisco. Te lo dico sinceramente. Sì, da amico certo. a amico, da uomo a uomo. Ovvio. È così, Pablo non ti sopporta. Non so perché, ma parla male di te continuamente. Non lo sapevo. Sì. Io invece no, tu mi piaci, sei un fenomeno, ti dico la pura verità, io ti ho aiutato. Quando dicevano che eri gay sono venuto a dirtelo. Me lo ricordo. O no? Sì, sì. Adesso che siamo amici e siamo in confidenza... Amici per la pelle, sì. Perché non mi dici chi è l'altra ragazza? Ti ho detto 100 volte che non posso, mi capisci quando ti parlo? Ok, lascia perdere, non c'è problema. Quindi è Maritza. Ho indovinato? Secondo me è Maritza, è inutile che neghi, te l'ho letto in faccia. Io non sono il tipo che va in giro a dire quello che fa, chiaro? Sì, quando c'è tanta gente anch'io mi comporto così, ma qui ci siamo solo noi due, quindi mi puoi raccontare le tue avventure con le ragazze, no? Noi due siamo diversi, bello. Tu la pensi in un modo e io in un altro. Tutto qui. Addio. Tanto lo scoprirò lo stesso. Perché non vuoi che ti accompagni? Non ce n'è bisogno, c'è la fermata del taxi proprio qui fuori. Prendi questi soldi, così puoi No, telefonare. No, non voglio soldi, no, non devi accettarli, soldi. Ti potrebbero servire. Va bene, ti auguro che tu vada d'accordo con Nico. Se c'è una ragazza che merita di essere felice, quella sei tu. Grazie, zia. E grazie di essere venuta, mi ha fatto piacere. Corri dal tuo ragazzo, bambina mia. Ciao. Ciao. Mi scusi, buonasera. Buonasera. Sto cercando mio figlio, Nicolas Provenza, è del terzo anno. Lei è la mamma di Nico? Lo conosce? Sì, è davvero un ragazzo stupendo. Lo so, è così responsabile, così intelligente. Ah, che piacere conoscerla. Potrebbe chiamarmelo? Ah, io non lavoro qui, vada a chiedere a quella persona là di fondo. Ho capito. Le dirà dove trovarla. Vieni, cara, vieni, le presento Tatiana. È la sorella di Nico? No, è la sua ragazza, è tornata oggi dall'estero. Bene, grazie infinite e arrivederci. Ciao. Andiamo. La smetti di fare rumore, mi stai facendo innervosire, Manuel. E tu la smetti di parlare, che non ti sopporto? Ne ho abbastanza di questa situazione, ormai è buio e siamo chiusi qui dentro. Perché non ti fai venire in mente qualcosa e andiamo fuori dalle scatole? Che coraggio, forse non dovevi infilarti sotto la mia doccia, è colpa tua se siamo qui. Considerando quello che ho visto avrei anche potuto evitarlo. Che spiritosa, eri senza parole per l'emozione. Non sarebbe successo niente se non ti fossi intromesso nella mia vita. L'ho fatto perché Joaquin ti sta tampinando, tu sei ancora una bambina di 6 anni, non può fare sesso. Cosa c'entra il sesso? Per fare l'amore ci vuole maturità e sentimento, non è solo questione d'età, caprone. Se la pensi così, perché permetti a quell'idiota di metterti fretta? Questi sono affari miei e di Joaquin, è chiaro, non devo dare spiegazioni proprio a te. Chi cavolo sei per intrometterti nella mia vita? Non volevo ficcare il naso nella tua vita privata. È solo che sei una ragazza così poco intelligente che mi hai fatto tenerezza e mi è venuta voglia di aiutarti. È per questo... O è perché sei pazzo di me? Sì, sono pazzo. Mi verrà l'esaurimento a stare qui con te. A me sembra proprio il contrario. Ti ricordi che quando eravamo al Vacance Club mi hai seguito fino alla scogliera? Te lo ricordi? E anche qualche giorno fa, perché mi hai baciato? L'ho fatto per calmarti, perché parlavi troppo, non farti illusioni. A me piacciono le ragazze... Le ragazze della mia età. Già. Sei ancora una bambina. Tu hai avuto solo una storia con Feli e in realtà le volevi bene come si vuole bene ad un'amica. E tu che ne sai? Beh, perché io ti osservo. Mi osservi? Allora non sarà per caso il contrario? Che sei tu a essere pazza di me? Sono talmente pazza di te che mi farei rinchiudere in un manicomio piuttosto che averti. Io perlomeno un ragazzo l'ho trovato. Tu invece
Sei solo soletto, Manuel. Ora basta con le chiacchiere, ok? Facciamo quello che ha detto il professore e andiamo via. Basta. Va bene, sì, va bene, ma primo chiedi scusa a Joaquin e secondo gli dici che mio padre non è un mafioso. Sì, va bene, ho capito, lo faccio. I heard he sang a good song. I heard he had a style. So I came to see him and listen for a while. Oh no, he was his young boy. A stranger to my house. Stroking my pain with his fingers. Singing my life with his words. Sapevo che questa canzone così bella poteva suonarla soltanto il mio bambino. Oh, tesoro mio, ho una sorpresa per te che non immagini neppure. È tornata Tatiana. Ciao, Nico. Che cosa posso volere di più dalla vita? Peppa ha adottato Nacho, Pablo è fuori gioco. E la cosa più bella di tutte è che Joaquin, il mio principe azzurro, mi ama! Oh, io non riesco a smettere di pensare a Nico. È una cosa stupenda essere innamorata. È stupendo essere innamorata! Scusate, ma io non riesco a capire che cosa ci trovate di così speciale nei ragazzi. Sono tutti imbecilli, non se ne salva uno. Innamorata. A proposito di imbecilli, hai detto al bambolone quello che ti ha raccontato Marcos? L'ho scordato. Lo sapevo. L'ho scordato! Lo sapevo. Capita quando sei innamorata. Sì, sì. Ragazze, ragazze, l'avete saputo? L'avete vista? Chi, scusa? Come chi? La ragazza di Nico è appena arrivata. Oh, scusa. Tu ti sei messa con Nico, vero? Dammi i 5 pesos che abbiamo scommesso. Cosa? Avevamo scommesso che almeno un idiota in tutto il collegio avrebbe creduto che lei e Nico stessero insieme. Io lo sapevo che qualche idiota ci sarebbe cascato. Ah, dammi i miei 5 pesos. Ha detto che Nico è la ragazza. Beh... Luna, affrontalo subito, picchialo, fa un macello. No, l'unica cosa che farò sarà rinchiudermi in questa camera. Oh, Nico, è leggera questa copertina, non hai freddo? No, perché c'è il riscaldamento, si sta bene. Sto benissimo, mamma, sto benissimo, ti prego. Hai visto com'è diventata bella e quanto è cresciuta Tatiana? Le ha fatto bene vivere in Israele. Sì. Ma adesso è tardi. Se vi trovano qui, mi faranno una bella ramanzina perché non è orario di visite. Ci vediamo sabato a casa. A me nessuno deve dare il permesso per vedere mio figlio. Che bella. Avvicinatevi. Ah, che carini. Che coppia splendida. È bellissimo vedervi insieme. Mamma, per favore, eravamo fidanzati da bambini. Sono 3 anni che non ci vediamo. Che significa? Cosa vuoi dire con questo? Io ti ho aspettato e mi sono sempre considerata la tua ragazza. Tu non mi hai aspettata? Oh sì, tesoro, ti ho aspettata. Non è mai uscito con nessun'altra. Te lo posso... Manuel, lei è mia madre. Ricordi? Ciao, ciao. E lei è Tatiana. Ciao, Tatiana, piacere. La fidanzata. La... Molto piacere. Che bello. Scusate, non voglio essere maleducato, ma devo andare a dormire. E voi continuate pure, io vado a prepararmi. Sì, noi andiamo via subito. Bene, tesoro, guarda, ti ho portato una cosa buona da mangiare. Ciao, piccolo mio, riguardati. Sì, ciao. E copriti bene di notte. Sì, mi copro, sì. Non ci ti preoccupare, presto. Andate. Ciao. Ciao. Oh, Manuel, mi hai salvato. Non la finivano più di parlare. Ma adesso non ti salverai dai pugni in faccia che voglio darti. Che cosa? Perché non hai detto a Luna che hai la ragazza? Perché non hai detto a me che hai la ragazza? Perché ti sei messo con lui? Facciamo uno spuntino, me li ha portati mia madre. No, che non mi calmo, non voglio niente, non sono qui per mangiare. Dai, adesso calmati. No, devi parlare. Che fai qui da solo? Sono qui perché così mi concentro molto meglio. Sì, ma vorrei finire quel discorso in sospeso. Ricordi che mi hai chiesto di domandare a Joaquin di suo fratello? Ah, sì, sì. Beh, mi ha detto che ha qualche problema con la droga. Poverino. Sì, ma ha aggiunto che anche tuo fratello era messo male. Che cosa? Lui dice che è stato tuo fratello a convincere il suo a drogarsi.
Ma cosa dici? Chi credete di essere voi? Chi? Lasciami andare, Marcos! Che cosa? No, per favore non soffocare. Non soffocare, Marcos. Prova a gridare, grida quanto vuoi, ma non soffocare, ti prego. Devi sfogarti, Marcos. Marcos! Piangi. Piangi, piangi, che ti fa bene, tanto starai meglio. Bravo, Marcos. Mi hai salvato, grazie. Grazie al cielo. Nico, vuoi piantarla di mangiare quella robaccia? Ti fa male, smetti. Lasciami in pace. Luna ormai avrà saputo tutto. Io che cosa le dico? Prima di tutto, smettila di mangiare. E poi non è così difficile. Dile che tua madre è più matta di te, il che è piuttosto difficile. E che il medico ti ha raccomandato di assecondarla perché... No, non posso farlo, no. Non posso. E se mia madre poi impazzisce davvero, non posso, Nico, dirle questo. Ma come... A me sembra che ci siano molte cose che non puoi dire. Troppe cose. Di che cosa parli? Nico? Sei ebreo? Cosa dici? Perché? Il fatto è che... Ma come fai a pensare l'altro giorno ti ho chiamato a casa. E una signora mi ha detto che eri andato al tempio. Al ristorante, al tempio? Al ristorante, a mangiare, al ristorante, non al tempio. D'accordo, poi però tua madre ti ha portato da mangiare un piatto ebraico. Cos'era, come si chiama? No, kipè. Kipè? Sì, un giorno fa cucina giapponese, un altro cucina brasiliana, prepara piatti internazionali, fa anche il guacamole. Guacamole? Scusami tanto, ma ero convinto che tu fossi ebreo. Ti ricordi quella volta che hai sbattuto la testa, sei svenuto ed è venuta tua madre? Ti ha messo una stella di Davide e io quella la associo agli ebrei. Ma non la uso, perché me l'aveva data una ragazza che mi faceva il filo, ma non c'entra niente. Ce l'hai con gli ebrei? No, assolutamente no. Forse è a te che dà fastidio essere preso per un ebreo. Che cosa... verrebbe a fare un ebreo in questa scuola? Niente. Che significa? Niente. Verrebbe a fare quello che fanno tutti gli altri. Studiare, che cosa? Imparare. No, in questo posto non ci vengono a studiare gli ebrei. Non è un posto per loro. Stai esagerando. Mi dà fastidio che tu la pensi così. È perché sono cattolico. Sì. Sì. Ah. Dov'è Luna? In camera. Vado a chiamarla. Se arriva in ritardo le segno non l'assenza. No, oggi non viene. Si dà malata. Perché? Che cos'ha? È per la storia di Nico. Che cosa le ha fatto quell'idiota? Avete per caso qualcosa da mangiare di piccante? Forte? No. No. Va bene, non importa. D'accordo, sicuro che non volete altro? No, grazie. No, niente. Devo parlarti di Mia. Ci è rimasta male per quello che ti ho detto e mi ha pregato di venirti a dire che... che suo padre non è un mafioso. Meglio così, allora. Sì, questo è ciò che mi ha pregato di dirti. Tu credi che sia una bugia, eh? In realtà qualche dubbio ce l'ho. Incredibile. È così carina, così sexy, così... Sì, d'accordo, ma finisce lì perché la sua testa è completamente vuota. Beh, nessuna ragazza è perfetta, e nemmeno noi. C'è sempre qualcosa che non ti soddisfa del tutto. È vero, è molto difficile trovare la donna perfetta per te, no? Perciò sto con più di una ragazza contemporaneamente. Con più di una? Sì, perché... Spiegami tutto, che vuoi dire? È semplice, io penso che stando con più ragazze, quello che non ha una ce l'ha l'altra, capisci? Tutto qui. Ma farlo anche qui al collegio sarebbe molto complicato, perché sono delle pettegole, parlano fra di loro, una lo direbbe all'altra. Non è impossibile, io lo faccio già. Infatti, sto con una ragazza e ora sto anche con Mia. C'è una cosa che non capisco. Come fai a essere sicuro che non ti scoprano? Insomma, si parlano. È facile, ti metti con tutte e due e dici che vuoi tenere la storia segreta, tutto qui. Semplice, vedrai che non parlano. Che intelligenza.
un'idea geniale, sei in gamba. Dico davvero. Quindi, tu stai con una ragazza? Sì. E adesso stai anche con Mia, ma l'altra non sa niente, così. Sì, ma non chiedermi chi è l'altra perché non te lo dirò. Non sono come Guido. Non mi piace fare nomi, capisci? No, no, non preoccuparti, no, no. Non ti dico altro. Sei un genio. Se vuoi scusarmi, certo. Voglio stringerti la mano. Perché? Sei un tipo davvero in gamba. Mi piaci molto. A pensarci bene, sembri un vero macio messicano, sai? Bello. Macio messicano. Sì. Ciao, Feli. Come stai? Ciao. Mia, ho parlato con Joaquin e ho chiarito ogni cosa. Sinceramente, è un tipo fantastico. È un bravo ragazzo. Sì, hai visto, Manuel, sì. Te l'avevo detto. Hai molto da imparare da lui, anzi, dovresti diventare come lui, sarebbe meglio. Certo, sì. Ci penserò sopra. E devo essere sincero, confesso che sei stata molto intelligente a metterti con lui. Visto? Molto intelligente. Sì. Scusate. È davvero straordinario. Non è da tutti ammettere i propri errori. A me è sembrato piuttosto ironico. Riconoscilo, Mia. Dici sempre che non sopporti Manuel, ma stavolta ti ha aiutato con Joaquin. Scusate, ragazze. Ciao. Mi disturbo? No. Ehi, Mia, ho fatto il più grande errore della mia vita. Ma posso fare qualcosa per rimediare? Benissimo, andiamo. Sì, ciao. Sei sicura di averli visti? Ma che vi prende, ragazze? Vi giuro che li ho visti con i miei occhi. Io non ci credo. Questa storia è davvero dell'incredibile. Vado a raccontarlo alle altre. È una bomba. Buongiorno, questa notizia. Come sempre in forma, Vico? Ciao. Che sono in cerca di una ragazza. Anch'io sono in cerca di una ragazza. Ah, bene. Anche voi siete stati punti tutti dalla zanzara dell'amore. Perché dici questo? Non avete saputo l'ultima? No. Quale? Ascoltate. Sembra che Maritza si veda di nascosto con Marcos, capito, Marcos? No, non può essere. Che cosa dici? Ma dai. Se non ci credete, peggio per io. Marcos ha salfato su... Anche tu credi a una cosa simile? Per favore, sì. Non è possibile. Conoscendo Maritza non mi meraviglio. Aspettate, ragazze, vengo con voi. Pablo, senti, Pablo, devo dirti una cosa. Quello che hanno detto le ragazze contrasta con la notizia bomba che volevo darti oggi. Quale notizia bomba dovevi darmi? Ascoltami, Joaquin sta assieme a due ragazze contemporaneamente. Una è Mia. E l'altra? Maritza. Però se sta con Marcos... Prima o poi smetterà di piangere e non mi importerà più niente di lui. No, ammiro la tua forza d'animo. Complimenti, Luna. Purtroppo non posso farci niente. Insieme possiamo, dobbiamo fare qualcosa. Potremmo almeno cavargli il cuore. Prego, Maritza, mi fai paura. Oppure ho un'idea migliore. Lo apriamo in due e gli strappiamo il fegato che non ha mai avuto. Non voglio fare niente. Luna, nessuno frega una mia amica senza pagarla. È chiaro? Immagini quanta voglia ho di stare da solo con te. Ti giuro. Così mi fai il solletico. Qualcosa non va? No, no. Ho solo voglia di avere una ragazza. Secondo te, con chi dovrei provarci? Forse con Vico, è quella più disponibile adesso. Ah, perché no? Complimenti. Sei sveglio. Aspetta, faccio io. Prova. Ecco fatto, con la dolcezza si ottiene tutto. Oh no. Grazie. Per così poco. Noi messicani, quando facciamo un favore, abbiamo una bellissima abitudine. Ah sì? E quale? Maritza, non costringermi. L'unica cosa che voglio è dimenticarmi di Nico. Forse tu dimenticherai lui, ma ti assicuro che lui non dimenticherà noi. Entra! Non mi hai neanche detto che cosa hai scritto. Non importa, lasciala in sala professori, non c'è nessuno. No, adesso... no, no, io non ci vado, ho paura, non ci vado, no. Sei proprio una fifona, ci vado io, tu sta attenta. D'accordo, ma sbrigati. Sì. Che cosa ci fai qui? Io? No... Se sei venuta a cercare tua zia, se n'è già andata. No, mia zia è venuta ieri. Oggi è tornata ancora, la trovi al bar. Che ci fa qui mia zia? Luna, missione cotta! Dove diavolo è andata a finire? Allora, questo lo mettiamo lì e lasciamo il piano libero, perché sai come sono a volte i ragazzi, buttano giù tutto. Zia!
Perché sei vestita così? Volevo farti una sorpresa. Ho preso in gestione il bar del collegio. Cosa e quando? Ero in trattativa da più di una settimana, ma non ho voluto dirti niente per non farti stare in pensiero. Ho venduto il negozio più di un mese fa, perché ormai non rendeva più nulla. Con quello che mi hanno dato per il negozio ho rilevato questo. Ma perché l'hai fatto, zia? Hai sempre detto che il giorno in cui avresti venduto il negozio avresti fatto qualche viaggio. Sì. Era il tuo grande sogno. Sì, ho fatto un viaggio nell'unico posto in cui volevo stare, cioè vicino a te, vicino a te. Ah, e poi devo tenere d'occhio tutti questi piccoli avvoltoi. Soprattutto Nico, che non me la racconta giusta. Che cosa vuoi dire? Non preoccuparti, tanto l'ho già sistemato. Ma cosa... Che schifo! Ah, oh, non dirmi che mi sono confusa e che nel tuo caffè latte al posto dello zucchero ho messo il sale. Sì. Oh, tesoro, ti prego di scusarmi. È solo che sono nuova e mi sono confusa. Che sbadata. Caterina, prepara a questo ragazzo un altro caffè latte, per favore. Tranquillo che questo non te lo faccio pagare. Preparalo subito, eh? Sì. Luna, è tutta la mattina che ti cerco. Dobbiamo parlare. È proprio necessario. Te l'hanno detto. Lo prendi qui o te lo porto al tavolo? Andiamo fuori, Luna. Quanto si odiano, mia Emanuele. Salve. Salve, ancora qui? Sì, perché, beh, ho ripensato a quello che mi ha detto a proposito di ricucire il rapporto con mia figlia. Cosa ha deciso? Adesso sì che possiamo parlare. Vedi, da quando... Non so da dove iniziare. È meglio che torni in classe, ciao. No, aspetta, aspetta. Dobbiamo parlare. E quella ragazza si chiama Tatiana. E lei... Nico, è la tua ragazza? Era la mia ragazza. Sono 3 anni che non ci vediamo. È appena tornata. Dalla Spagna. Dalla Spagna, è tornata dalla Spagna. E il fatto è che le nostre famiglie si conoscono da tanto tempo. E poi sai come sono le madri che non so, pensano che noi siamo... Ieri, quando l'hai rivista, non hai provato niente. Non hai provato qualcosa vedendola. Niente. Niente, è finita. Sabato andrò a parlarle e chiarirò tutto. Non so ancora cosa pensa di fare mia madre. Forse pensa che sia ancora un bambino. E che cosa le dirai? Che sono fidanzata. Con la ragazza più bella del collegio. Sempre che tu mi perdoni. Sì, certo che ti perdono. Bene, oggi non voglio fare lezione. Sì! Oh, sì, 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 sì.
Un momento. Non voglio fare lezione perché dedicherò la mia ora a un nuovo progetto che farà avvicinare i genitori alla scuola. No. Ma che razza di idea? Non capisco. Ragazzi, mi fa piacere che apprezziate la mia idea. I vostri genitori verranno a parlare di un argomento, qualsiasi argomento. Spero tanto che mia madre non venga. Maritza, sì. Silenzio, per favore. Dovete essere più ricettivi, perché è interessante ascoltare cosa pensano dello stesso argomento le diverse generazioni. Sappiamo già che cosa pensano i nostri vecchi, che oggi è tutto orrendo e che ai loro tempi era molto meglio. Va bene, ma non tutti la pensano così, quindi li ascolteremo. Il primo argomento sarà... l'educazione sessuale. Wow, interessante! Ah, la buona ora, siete in ritardo stamani. Vi siete svegliati adesso? Allora, la prima persona che è venuta a parlarci è la madre di Maritza. Sonia? Vieni, entra. Ciao, ragazzi! Buoni! Buoni! Non esagerate, ragazzi! Che cosa fai qua? Siamo grandi, non ci servono i tuoi consigli sull'educazione sessuale. Io sono venuta perché credo che sia tu, sia i tuoi compagni, siate in un'età meravigliosa, ma complicata. E la passione repressa e gli impulsi sessuali a volte sono talmente forti che rischiano di crearvi un po' di confusione. A me è lei che confonde. Hai visto che fisico? È come una gattina. Amici. Stanno ridendo tutti di te. Vattene, mamma! Non importa. Non deve preoccuparsi, signora. I ragazzi ridono perché è risaputo che non sanno nulla di sesso. Parlano tanto ma non sanno assolutamente cosa significhi. Oh, la ringrazio tantissimo, signora. I suoi consigli saranno molto utili. Grazie, tesoro. Ma che ragazza carina. Per favore, non chiamatemi signora. Chiamatemi Sonia. Semplicemente iniziamo, Maritza. Non penso che parteciperò a questa scemata. Molto bene, tesoro. In questo caso sei pregata di uscire dall'aula, Maritza. Non sarei restata comunque. Ciao. È strano che sia mia madre a iniziare queste lezioni e non qualcun altro. Ho sempre deciso io sull'educazione dei ragazzi. Con i figli maggiori hai rispettato tutte le mie decisioni. Perché loro sono come te. Invece Pablo è un ragazzo diverso. Lui non è... non so spiegartelo. So io come tuo figlio. Pablo è un ribelle incallito. Sì, può essere, sì. Guarda che non sto scherzando. È proprio per questo motivo che devo essere inflessibile con lui. Mora, firma l'autorizzazione e finiamola con questa storia. Io voglio che Pablo finisca gli studi all'Elite Way. Non capisco perché non possa farlo, non c'è motivo. Non capisci. È una decisione molto più complessa che decidere la tinta dei capelli. Non trattarmi come se fossi un idiota. Non fare una scenata perché è pieno di gente che ci guarda. Sono un personaggio pubblico. Beh, io non voglio che si senta costretto. Non vuoi che si senta costretto? Che significa questo atteggiamento? Sei anche tu una ribelle, una rivoluzionaria? La politica non c'entra niente. Senti, non voglio litigare per questo. Allora tu non farne un affare di Stato. Non firmerò l'autorizzazione per il liceo pubblico, punto e basta. Tu farai quello che dico io. Ah sì? E altrimenti che cosa fai? Non torni a casa? Sai che ti dico, starei meglio senza di te. Stai parlando sul serio? Sì. Forse non te ne rendi conto. Ma tu senza di me non puoi vivere, non puoi firmare assegni, non puoi prelevare contanti, non puoi pagare le bollette, non puoi fare a meno di me. Imparerò a farlo. Credo che questo vada ben oltre la scuola di Pablo, vero? Ma come sei intelligente? E come hai fatto a capirlo? Che cosa ti prende, Mora? Che cosa vuoi? Vuoi fare un viaggio? Vuoi che ti compri un'auto nuova? Che cosa vuoi? Il divorzio, ecco che cosa voglio. Non tirare troppo la corda, Mora. Posso toglierti tutto. Posso sbatterti fuori di casa. E se voglio, non ti faccio più vedere Pablo. E in questo ti sbagli, perché Pablo ha l'età giusta per decidere se vivere con sua madre oppure con te. Se fossi in te, non rischierei. Questa è indirizzata a me. Ma che emittente? No, io mi rifiuto di leggere lettere anonime nel cestino. Oh, no.
No. No. Nella mia lunga carriera non ho mai letto una cosa simile. Questo è inconcepibile. È intollerabile. Oh. Professoressa, che succede? Si sente male? Tenga. Si calmi, la prego. Vuole che le faccia chiamare qualcuno a casa? Voglio che l'allievo, Nicolas Provenza, venga espulso dal collegio e subito, o lui o io. Mi può spiegare che cosa è successo? Ecco, legga. Il sesso è una cosa che fa sentire vivi, ma bisogna prendere delle precauzioni, questo è fondamentale. E per esperienza vi dico che il modo migliore di fare sesso è quello che si fa con amore. Quando c'è amore fra due persone, come dice il poeta, è come svegliarsi la mattina in un campo di fiori. Ora basta, ho finito. Spero di non avervi annoiato. Oh, grazie, Sonia. Brava. Ottimo punto di grazie. Vista. Sì. Sei cavata bene. Chissà quanti uomini ha fatto perdere la testa quella donna. Peccato che non abbia la sua età, altrimenti ci proverei. Marcos è davvero fortunato ad avere una suocera come Sonia. Che vuoi dire? Perché non l'hai saputo? Ormai ne stanno parlando tutti qui al collegio. Di cosa, bello? Marcos si è messo con Maritza. Che cosa? Mi prendi in giro? Non ti sopporto, mamma, non ti sopporto. Ti strapperei una a una quelle piume schifose che metti nei tuoi spettacoli. Ti caverei tutte e due gli occhi. No, meglio uno solo, così te ne rimarrebbe solo uno e soffriresti come fai soffrire me. Sei insopportabile perché ti intrometti in tutto ciò che faccio. Sei insopportabile. Y tampoco tiene que ver con la edad. No te vas a sacar el carnet de conducir. Y se me olvidó que mierda. No podía ni hablar de la emoción. Esto no hubiese pasado si vos no te metías. No te metrías. Esto no hubiese pasado si vos no te... Si vos no te metías. ¡Ah! Esto no hubiese pasado si vos no te metías. No, la culpa de la lora, no. Alegría del lora. Yo como hombre sé perfectamente lo que significa cómo te mira este chico. ¿Y a ver qué significa? No sé, tiene ganas, no sé, es... ¿De sexo? ¿Sabes qué? Me ayudaste un montón, porque yo estaba peleada con Joaquín, pero ya me amigué y no sabía si tener relaciones o no. Pero gracias a tu lindísima charla, ahora sé que es el momento. Gracias, mami. Resulta que Maritza y Joaquín están saliendo. No. Mía y Joaquín están saliendo. ¿Sí? No, Maritza y Joaquín están saliendo. Entonces. Mía y Joaquín están saliendo. Maritza. Mía. Maritza. Mía. ¡Ay, Maritza! Pero, te lo digo a una fuente. Mía está saliendo con Joaquín. Entonces, está saliendo con las dos. ¡No mientas! Toda tu vida te preocupaste por tener una carrera. Nosotros somos ceros a la izquierda. Nunca te preocupaste por nosotros. Nunca, nunca. Pablo, es un planteo infantil lo que me estás diciendo. Jamás te faltó nada en tu vida. A lo mejor sí. A lo mejor me faltó un padre que me quiera.